intorno al 1950. All'ingegnere Adriano Olivetti gli era venuta l'idea di non concentrare tutti gli operai, tutta la gente del Canavese a Ivrea per non intasarla, e voleva che la gente restasse nei paesi, buona parte nei paesi, perché altrimenti sarebbe la fine dell'agricoltura in Canavese. Per cui ha dato una mano a finanziare e la cantina di Piverone e la stalla sociale di Montalenghe e la fungaia di Cossano Canavese. Ha fatto costruire a Vidracco in Val Chiusella una fabbrichetta per, facevano le valigette per la lettera 22. Nei dintorni di Castellamonte ha istituito la Vallorco, facevano i rulli per le macchine da scrivere, tutto per far restare la gente nei paesi, perché altrimenti, come Piverone, se non fosse stata la cantina, a quest'ora la collina sarebbe già arrivata fin qua. A un certo punto qui non si vendeva più il vino, perché ognuno faceva decine di ettolitri di vino e se lo teneva in cantina. I commercianti da vino non si vedevano tutto l'anno, arrivavano a Ferragosto con l'uva che maturava e le cantine piene, e allora ti davano, prendevi quello che ti davano e vendevi, non ci stavano più la gente. Allora 99 persone, i più importanti viticoltori della zona, si sono messi a avere l'idea di fare la cantina sociale per tutti. L'ingegnere Adriano Olivetti aveva messo a disposizione dei contadini, quelli che erano intenzionati a costruire la cantina, un certo dottor Ronco, che era il tramite tra la Olivetti, tra Adriano Olivetti e i soci della cantina, quelli che si davano da fare per fare la cantina. Una buona cosa che ha fatto l'Adriano Olivetti, ha garantito il mutuo che la cantina ha fatto per costruirla, e allora da quel lato lì i consiglieri erano molto tranquilli, perché si trattava di impegnare le case a questo punto. L'edificio appena nato era la metà di quello che è adesso, poi dopo qualche anno hanno dovuto raddoppiarlo, perché negli anni 59, 60, 61 a Piverone si raccoglievano 40.000 quintali di uva. Qui invece siamo a Piverone sulla Serra, nei locali della attrezzatissima cantina sociale di cui l'IRUR ha promosso la costituzione. La realizzazione di questa cantina ha permesso agli associati, che sono ormai quasi un migliaio, di aumentare ben del 15% il proprio reddito, grazie al notevole miglioramento fatto registrare dal prodotto. E grazie anche all'efficiente organizzazione commerciale che soltanto una moderna struttura associativa come questa può garantire. Nel 1960, quando si raccoglievano 40.000 quintali di uva, i soci erano 1.000 e qualche cosa. Poi piano piano, un po' per volta, se ne sono andati, adesso siamo 220, 230, giù di lì. Anche perché man mano che i vecchi diventavano vecchi, abbandonavano le vigne. Qualcuno aveva i figli, però poca gente, poca... Difatti adesso la superficie vitata del Piverone sarà la metà dell'ora. Forse neanche. Ma il primo contratto importantissimo che ha fatto la cantina, quasi appena nata, che fornivamo il vino ai minatori che facevano il buco al Monte Bianco. Un autotreno di vino tutti i mesi andavano su a Courmayeur per togliere la sete ai minatori, il primo grande contratto che ha fatto. E di lì ha cominciato a prendere il giro piano piano e siamo arrivati come siamo adesso.